Questa sera alle ore 22, naturalmente, su Rete 8 torna 31 minuti. Il titolo che abbiamo scelto per la quinta puntata è Dentro il G7. A distanza di una settimana dalla chiusura del vertice ministeriale di Pescara, ci chiediamo qual è l'eredità del G7, che cosa ci ha lasciato il G7. E questa domanda l'abbiamo fatta a Francesco Marone, docente di relazioni internazionali dell'Università di Teramo. E poi parleremo di soldi. Questa sera sveleremo quanto è costato il G7, non soltanto ai pescaresi e agli abruzzesi, ma anche a tutti gli italiani, perché i soldi ce li ha messi il governo Meloni. E parleremo di appalti, gli appalti che il comune di Pescara ha commissionato soprattutto in via diretta per fare bella Pescara, per raccontare quanto è diventata bella Pescara anche grazie al G7. E poi ci sarà un servizio sul corteo del dissenso. Daremo voce ai no G7 con un viaggio all'interno della protesta. E allora vi aspettiamo questa sera alle ore 22 su Rete 8 e per tutto il resto seguiteci sui nostri canali social.